quindi dite ai veneti che devono essere orgogliosi della loro sanità. Si potrebbe sintetizzare così il nuovo passo in avanti della sanità veneta che mette Treviso prima al mondo per gli interventi chirurgici con il robot. Una piattaforma dove l'intelligenza artificiale guidata da medici e scienziati ha messo a punto un sistema mini-invasivo per la cura del tumore alla prostata che conta oltre 3.700 casi ogni anno in Veneto e 600 nella provincia di Treviso. Oggi la presentazione ufficiale di un macchinario del valore di oltre 2 milioni di euro che oltre a ridurre dolore e cicatrici permette una minore degenza in ospedale. Siamo convinti del fatto che il futuro della sanità non sia quello di riempire gli ospedali di letti. Scrivetelo questo, però ogni tanto vi chiama qualcuno e dice ma come taglio un letto, due letti. E voi immaginate che l'ospedalizzazione media del Veneto, io lo ricordo sempre, è di 7 giorni, cioè vuol dire che mediamente il paziente resta a letto in ospedale 7 giorni, contro ospedalizzazioni medie scandalose di alcune regioni, purtroppo del sud Italia, che arrivano a 30 giorni. Il che vuol dire che noi curiamo 4 pazienti sullo stesso letto. In una regione dove la vita media si sta costantemente allungando. L'età media in Veneto oggi, e quindi anche a Treviso, è 82 anni e 3 mesi. Se voi guardate il tabello di mortalità, le donne vivono di più. Le signore sono molto più diligenti in tema di prevenzione. Noi dobbiamo avviare anche dei processi di prevenzione sul maschio. E guardate che noi siamo formidabili nella prevenzione. Pensate a tutto quello che è stato lo screening del cancro al colon. E quello che si fa, cioè in questa regione, dopo i 50 anni si fa la ricerca del sangue occulto nelle feci. A noi ormai sembra una roba di routine, come la raccolta differenziata che facciamo in casa, ma guardate che in giro per l'Italia queste robe non si fanno e si muore ancora.